Dobbiamo risalutare tutti adesso di nuovo, perché Dio sa quando lo guarderanno. Sì, infatti. Ok, allora, per chi non era nella diretta, cosa è successo? È successo che abbiamo lanciato una diretta per spiegare tutti questi cambiamenti che ci sono stati, ma ahimè la diretta è saltata perché non abbiamo connessione, lei è povera e quindi ha fatto... lei ha la povertà, mentre non io la ricchezza. E siccome in questa casa dimenticata da Dio, nelle campagne disperse del Padovano, non passa una buona linea, avevamo una linea... Insomma, non connetteva, non sta a rompere, basta. Adesso, allora, cosa ho detto a quelli che erano in diretta? Se c'eri lo sai, per quelli che non lo sanno, che non c'erano, ridico tutto quanto in questo video e caricherò nel canale perché ci sono stati dei cambiamenti. Così dei magari riesci a fare un po' meno confusione, fai un po' di ordine nel cervello. Sono agitato a prescindere, perché è una cosa molto forte, un cambiamento questo che è radicale, che cambierà la mia vita, la tua vita e la vita di Donald Trump. La mia vita fa già schifo. La tua vita fa già schifo, non potrà che peggiorare, quindi di sicuro sì, migliorerà. UPI, yeah. Yeah. Perfetto, all'unisono anche, schiacciano 5, birichina. Ok ragazzi, cosa è successo? È successo che ho deciso, ok, di chiudere il coaching online. Cerco anche di... Lui ha saggiamente. Come? Decisione. Abbiamo già sforato, non è una diretta, qua i minuti sono contati. Scusa. Come ben sanno i ragazzi, sono logorroico. Scusi. Allora, ho deciso di chiudere il coaching online per un... di svariati motivi. Uno di questo è che i ragazzi cominciavano a essere veramente tanti. A me dispiace dire di no. Cavolo Danny, non faccio rumore, cortesemente le sequestro l'oggetto. Non Danny, mi devo sposare, voglio rimettermi in forma, Danny. E io dicevo di sì, perché dico cavolo. Cos'è successo? È successo che sono arrivato ad un certo punto e i ragazzi erano talmente tanti che... No, il problema non era neanche che i ragazzi erano tantissimi. Sì, erano tanti i ragazzi, ma il problema era che avevamo parallelamente degli altri impegni. Sì, ovvio, perché ovviamente ho altri lavori, ok, per vivere, perché io lavoro, come che non ci crede nessuno, ma è così. Anche lei fa la schifosa di mestiere proprio, nei video, vedete come fa gli occhiolini, ecco. Quindi il tempo non c'era per gestire al meglio questi ragazzi quando ho deciso di chiudere, cioè ieri. Perché fino a un mese fa andava tutto bene, dopo cominciano ad accumularsi i ragazzi, cominciano ad essere sempre di più. Cosa è successo? È successo che io mi sono trovato a dire: porca vacca, io sono qua alle 4 di mattina a fare dei programmi, non ho un programma io di allenamento, non me lo sono fatto, non sto andando più in palestra, saltiamo gli allenamenti. Io lei ho per, un programma. Lei per, neanche lei, lei per gestire le mail, io per fare i programmi. Ho detto no, questa cosa deve finire. Uno, non è giusto per i ragazzi che seguo, che sono arrivati ad un tempo di attesa per l'aggiornamento del programma di 6 giorni, 10 anche. Se magari vado a Roma 3 giorni, vado a Milano per lavoro, e basta, un casino. Allora ho detto no, non è giusto. Ma cosa ho detto? Perché Danny lo sa che ci tieni al coaching online. E allora cosa ho detto? Non vi lascerò a piedi, perché non è giusto. Ho fatto grandi cambiamenti ai vostri corpi e non mi limiterò a questo. Ma bensì... Chi è? Berlusconi. Signorina, lasci fare, che la via è quella giusta, è corretta. E allora cosa ho deciso di fare? Ho deciso di canalizzare tutto l'online, ok, nel mio studio. Ma perché ridi? Che sei inetta. Canalizzare. Ma guarda che stupida. Aspetta che mi si scioglie il trucco. Vai. Che cretina. E allora ho deciso di canalizzare tutto il coaching nel fisico. Cosa vuol dire? Vuol dire che ho uno studio mio e quindi lo adibirò a studio per i ragazzi. Cioè non uno studio che vengono a studiare, nel senso lì c'ho il mio... è un video disgustoso di 4 minuti. Non dire di parolacce schifo. Che 4 minuti di schifo. E, uno studio dove poter ricevere i ragazzi, poter vedere assieme la programmazione, fargliela al volo, dargliele in mano e farli uscire già con le risposte a tutte le domande, perché lo si vede assieme il programma. Allora qua devi far così, qua così. Qual è lo stripping? Beh, a me rispondere a una domanda via mail di cos'è lo stripping vanno via un'ora. Ah sì, magari un'ora no. No, perché tra domanda e risposta, sì. Domanda e risposta via un'ora e potevo fare un programma. Quindi si rallenta tutto, mentre chi esce dallo studio ha già il programma in mano e sa già cosa fare. È già una cosa molto molto ottima. Perché ovviamente questo online ha delle limitazioni. Sì, senza dubbio delle limitazioni, un certo distacco tra il cliente, tra l'allenatore e l'atleta. E dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi sono che se c'è una persona in Sardegna o in Sicilia, che ho dei ragazzi da lì, che però vogliono stare con me per una simpatia, perché si fidano, perché preferiscono me, non per la bravura o quant'altro, ma proprio per un rapporto fisico, hanno modo di comunicare con me, cosa che non si può fare altrimenti se non fosse online.
Però cosa ho deciso? Del perché farlo fisico? Perché così ridurremo di molto il numero di ragazzi da seguire e questo vuol dire che avrò più tempo per me e per lei per allenarmi, continuare a fare video in questo canale di allenamento che non stanno più uscendo. Non e ci questo, stiamo allenando. E questo mi butta via. E però allo stesso tempo i ragazzi che seguo saranno ad un numero ridotto, ma verranno seguiti meglio perché si fissano l'appuntamento in studio, vengono, si fa il check, l'aggiornamento, come sta andando, come non sta andando, dammi feed, non dammi feed e si riesce a creare al meglio il programma di allenamento, perché mi dice guarda così 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 lo si fa su misura, mi manca quella macchina, esatto, mi fa male il ginocchio piuttosto, nuovo. Piuttosto che la spalla, piuttosto che riducimi l'allenamento da 4 volte perché non riesco a farlo a 3, queste sono tutte quante cose macchinose tra domande e risposte ci si mette 5 giorni, sì, quindi è esatto. Meglio di no, questa è una cosa. L'altra cosa invece succulenta, fragrante, che sconvolgerà grandi e piccini, è che ho... Sedetevi se non siete già seduti. Siediti. Perché questa è una bomba nei denti, ok? Chiama già il dentista che ti deve rifare il sorriso. Poi... Cortesemente ci fermiamo qua. Denti di porcellana, non deve saper nulla. Cosa succede? Succede che io non mi limito a questo, perché io spendo la grana... per voi, cioè io vedi che mi accaldo anche, sì. E io i soldi li spendo per voi, non ve li chiedo, ma ve li do, cioè non è che do i soldi, non posso, però sto facendo, ho comprato un capannone gigantosissimo di 500 metri quadrati, completamente open space, che vi farò vedere a breve nei video, vi porterò a vedere, sì, dove verrà, fare un bel video, dove verrà completamente adibito per farti sputare sangue e soffrire come una bestia, anzi in primis a me, perché non sarà una palestra aperta al pubblico, non per il momento perché non c'ho neanche voglia e cazzi, perché tra girare all'estero i video con un sacco di cose non riuscirei ad avere una palestra mia, però lì gireremo video dove tu morirai male. E io potrò urlare come Ronnie Coleman, ma i video americani di Dana Link. Potrei, cioè, allenarti nudo. Io porto gli USA qua. Potrei in Italia. Sputare per terra. Tutti tra una serie gli youtuber che vanno a allenare, cioè qui da me devono venire. Cercherò le macchine più luride, più spaccamascella, quelle proprio a catena che devi soffrire male. Tu devi morire, tu la guardi e dici no, non la faccio, ho paura. Tu devi temere di entrare lì dentro, ok? Corriere devono partire per venire lì a dire voglio soffrire. Mi sto agitando un po' troppo. Che ci sarà uno spazio per il bodybuilding puro, uno spazio per le alzate, quindi sarà una cosa veramente bella. E quello che vorrei fare è creare degli eventi, quindi trovarmi con voi, con i ragazzi, allenarsi tutti insieme e farvi del male. Io vi farò male, ma ci si divertirà una botta. Cosa dice? È potente come cosa, eh? Sì, cioè, mi fa un po' paura, è così, è un misto, è eccitante, misto pauroso. Brava, cioè io stesso, mentre quando entro lì dentro, nel capannone, adesso stiamo facendo il pavimento, stiamo facendo tutto, che lo guardo attorno e mi immagino di quello che ci sarà dentro, io stesso io ho paura, io dico no, io non voglio allenarmi qua, io no, mi vado a iscrivere da un'altra parte perché mi cago addosso, voglio proprio creare questo, ok? Quindi non, stia zitta, stia a gioco, stia con me. Stai dicendo? Cosa non c'è niente? C'è il pavimento, c'è il pavimento, ragazzi. No, io conto, spero nel giro di 2-3 mesi di riuscire a far tutto. Sì. Adesso cercherò i macchinari, cerco una determinata linea, proprio. Ma che cose nuove, belle. Lì proprio devi prenderla con la mano, col bilanciere, glielo spacchi addosso se ti ha fatto male la macchina, ok? Lì non ci devono essere remore. Proprio il sudore sgrondato dagli occhi, il sangue, zampilli dagli occhi deve venire fuori quando li vedi. Avete presente quelle palestre dove ti dicono se ti scivola il peso? No, per piacere, cortesemente appoggia delicatamente. Se lo appoggi delicatamente ti prendo a schiaffi. Ecco. Il peso, le distensioni, distendo, lo mollo. Ok? Questo deve esserci. Senti che bello. Non vedo l'ora di andare. Sì. Solo quando sarà finita, cioè quando faremo gli eventi, perché ripeto, noi saremo in giro tutta la settimana, sarà difficile, però quando ci giriamo il video sarà veramente divertente. Quando creeremo gli eventi sarà veramente divertente per noi, per voi un po' meno. Comunque ecco, questo è quanto, è una cosa veramente figa, una cosa che volevo fare da tutta la vita. E per rendervi un po' l'idea, avete presente le palestre dove si allenava Branch Warren e dove si allenava Ronnie Coleman, quelle là con i ventoloni, con le ventole, dove c'erano solo macchine, manubri e bilancieri e cemento, questo deve essere ferro e cemento, una cosa del genere, molto molto vile, se molto... siete delle signorine state a casa, assolutamente.
Non c'è spazio per gli assorbenti lì, lì c'è veramente pugni e ceffoni, c'era veramente uno spettacolo, veramente divertente. Magari mi sto facendo un sacco di film, verrà una merda. Verrà una merda, però, sì. Da fare morosa, beh, acqua. No, dai, è difficile, se ci orientiamo verso lo stile Branch Warren sarà difficile fare peggio, cioè basta prendere delle macchine e buttarle senza neanche un criterio. Un criterio a casaccio. Cioè così le butti, le mescoli, butti le macchine e la palestra è fatta. Vogliamo creare quello stile lì, perché posso permettermi io di creare quello stile lì? Perché non è aperta al pubblico, quindi non ho il rischio di fallire. Cioè, ci saremo solo io e lei dentro. E voi quando faremo l'evento. Comunque è veramente una figata questa cosa qua. Per altre cose, altre novità, seguiteci, perché ne arriveranno delle belle. Ci saranno delle belle location nella quale andrò a girare, dei posti da visitare, dove sì, vi porteremo insieme. Sarà una... cioè, ma io ho parlato per un'ora tagliandomi la testa, non ho mai guardato il display perché sono un pro e guardo l'obiettivo. Però... anche perché... Ci saranno tanti eventi da fare in giro. Faremo perché... tanti eventi. Un'altra cosa prelibata, che non stiamo con la pagina di Malati di Palestra, con Kevin stiamo lavorando a un progetto veramente nucleare, un qualcosa di massello, di potente, che coinvolgerà tutti, grandi e piccini. Qua non ci sarà da sputar sangue, una cosa divertente, eventi, cose creative, anche alla fiera del fitness. Punterò tanto negli eventi, infatti le ditte con la quale collaboro mi hanno dato appunto l'onere di gestire eventi, creare cose divertenti. E l'onore. L'onere e l'onore, ovviamente, è un onore anche per me fare questo, perché so che ci siete voi e che ci volete tanto bene, ovviamente volete più bene a me rispetto a lei, ma questa è una cosa palese, una cosa giusta ed è una cosa che ci si aspetterebbe, insomma, perché, cioè, guardala. Saluta che è finito. Ah, è finito? Sì. Posso andare a lavare i piatti? Forse è meglio. Ok? Sangue. Sangue? Sangue nella palestra, no? Che si sputano il sangue, cretina. Non stai mai al gioco, te. Vada a lavare, vada a lavare. Lei, che solo quello può fare.